Ciao a tutti, ben ritornati nel canale. In questa parte cercheremo di parlare ulteriormente del piacere e dei conflitti che si generano quando noi cerchiamo di provare piacere. Per comprendere il conflitto generato dal piacere, non basta l'osservazione. Bisogna tenere presente questo. Quelle che verranno date di seguito saranno delle piccole indicazioni che avranno la qualità di darvi una possibilità di poter comprendere come uscire dal conflitto e come generare il piacere. Ma non si tratta ancora di un vero insegnamento, di una vera onda di potere che si genera conseguentemente all'esteriorizzazione di un insegnamento, proprio perché non è ancora il momento. Non per colpa vostra, perché non comprendete, ma proprio perché non è ancora il momento di esprimere questo e quindi questa onda di potere che sta dietro questo insegnamento e che permette di realizzare questo piacere. Quelle che vengono date, appunto, sono delle varie indicazioni. Mettetele tutte insieme e sperimentate nella vostra vita. E già è tanto rispetto alla pochezza che la nostra società ci passa. È possibile analizzare razionalmente la natura di un conflitto? Prendiamo ad esempio il piacere generato dall'assunzione di un cibo. Se osserviamo, si genera da un lato una parte che genera piacere e un'altra parte che genera la negazione del piacere. Il conflitto è generato dallo scontro di queste due parti. Usiamo questo esempio per approfondire la natura del conflitto che si genera in questo caso in campo alimentare. Questo che verrà detto sono ancora indicazioni e non rappresenta un vero insegnamento, ma semplicemente una possibilità diversa di poter analizzare la natura del conflitto. Per muoversi bisogna soprattutto analizzare in modo logico quanto ci sta succedendo, quindi distaccandosi emotivamente da quello che è la sensazione che ci viene. Quindi con la logica, la fredda osservazione, noi possiamo creare una possibilità di un piacere diverso. Abbiamo detto che il nostro conflitto, in questo caso in campo alimentare, si generava dalle due parti in lotta tra di loro, cioè tra quella che cercava il piacere e quella che negava il piacere. Ma non è detto che sia così. Analizziamo questo tipo di assioma. Ma non è detto che l'altro lato si muova verso il conflitto, ma potrebbe muoversi, ovviamente in campo alimentare, verso l'unico piacere che conosce. Quindi non è detto che ci sia questo conflitto tra le due parti. Cioè, con questo non volevo intendere che il piacere è solo legato al cibo. In campo alimentare, ad esempio, un piatto di lasagne è meglio di una mela. Ma noi conosciamo veramente il piacere derivante dal mangiare un piatto di lasagne
o il piacere derivante da una mela, non conosciamo il piacere derivante dal mangiare una mela. Ma il problema è: dove sta il piacere? Cerco di spiegarmi meglio. Il piacere è quello stato che genera qualunque essere vivente uno stato di leggerezza, di gioia, di levità. Quindi è, indipendentemente dal piacere o non piacere, è, con un bell'accento sulla E, ciò che è permanente e non ciò che è transitorio. Pertanto, ripetiamo, il piacere è quello stato permanente e non transitorio che genera in tutti gli esseri viventi uno stato di leggerezza, di gioia e di levità. Ma ora ritorniamo alla logica. Le lasagne producono un piacere momentaneo. Questo chiunque abbia fatto un certo tipo di alimentazione e abbia seguito un certo tipo di dieta a base di vegetali e di frutta per un certo periodo, o abbia sostenuto dei lunghi periodi di digiuno, ha compreso che le lasagne producono un piacere transitorio. E adesso vedremo di capirne il perché. Le lasagne sono un certo tipo di cibo che producono uno spegnimento dei sensi, che producono un appesantimento delle nostre percezioni sensoriali. Perché? Perché non è un cibo adatto per il nostro corpo. Invece la mela rappresenta, essendo collegato alla natura ed essendo armonico, e soprattutto il cibo adatto per noi, rappresenta invece un piacere permanente. Le lasagne rendono il mio apparato sensoriale offuscato, non in grado di percepire perfettamente l'ambiente esterno, mentre un cibo sano, quale la mela potrebbe rappresentare, rappresenta un alimento corretto che non offusca i miei sensi, ma anzi li acuisce, tant'è che è scientificamente provato che un'alimentazione corretta a base di vegetali e addirittura in grado di eliminare potenti stati depressivi. Pertanto, un'alimentazione a base di lasagne ottunderebbe i miei sensi, mentre un'alimentazione a base di frutta e verdura renderebbe i miei sensi più percettivi, più puri e quindi più adatti a percepire ciò che mi circonda. Immaginate un essere che abbia questa grande acuizione, cioè questo grande sviluppo sensoriale dovuto alla rarefazione che il cibo gli provoca nel corpo. Immaginate questo individuo che fa l'amore, qual è la grande differenza rispetto a chi mangia il cibo non corretto? Appunto, che avrebbe i sensi offuscati. Quindi un essere con un apparato sensoriale non offuscato dal cibo avrebbe una capacità di ascoltare l'aria, di percepire il profumo dell'aria, di essere genericamente molto più vitale e molto più capace di percepire l'ambiente. Pertanto, non è interamente giusto dire che un piatto di lasagne sia meglio di una sostanza vegetale, quindi di una mela, ma è semplicemente il risultato del condizionamento che abbiamo ricevuto fin da piccoli, dove ci è stato permesso di assimilare questo piacere in una condizione di calore nella famiglia, ma non è affatto vero
che sia un alimento sano. Razionalmente comprendiamo che un periodo di frutta sia meglio di un periodo di lasagne, ma il problema però rimane, perché noi lo comprendiamo solo razionalmente, però a livello emotivo le lasagne comunque rimangono un piatto che ci dà più piacere. È un piacere di tipo momentaneo, cioè quindi impermanente, però è un piacere che abbiamo strutturato fin dalla nostra infanzia, per cui è molto radicato nel nostro condizionamento, perché lo abbiamo immagazzinato, ovviamente sempre in modo inconsapevole, in un momento in cui nella nostra infanzia, in un momento gioioso, caldo, nella nostra famiglia ricevevamo questo alimento. Quindi a questo alimento abbiamo associato tutto quel calore, tutta quell'emozione, tutta quella gioia che in quel momento nella nostra famiglia abbiamo assimilato quel cibo. E quando si viene condizionati dal cibo? Appunto, da bambini, creando questa situazione calda, affettiva, gioiosa, e in momenti successivi con gli amici, quindi che si ricrea di nuovo questa situazione calda, bella, emotiva, appagante. Pertanto, noi razionalmente comprendiamo che il cibo sano, e quindi un'alimentazione a base di frutta, sia meglio delle lasagne, ma poi sappiamo come va a finire, no? Davanti a un piatto di lasagne o alla frutta, noi come reazione emotiva abbiamo il piacere legato alle lasagne. Quindi il nostro pensiero non è in grado di produrre la forza emotiva adatta a sostituirsi a quella forza emotiva che abbiamo immagazzinato in modo incondizionato fin da quando eravamo piccoli. Ci vuole un'enorme potenza mentale. Ma poi intanto sappiamo come va a finire, non riusciamo nel nostro intento. Pertanto, a meno che non si abbia una forza mentale elevata, noi non riusciamo a trascendere questo problema, ma lo soffochiamo. E ci sarebbe molto da dire sull'utilità del soffocamento, che poi non crei problemi ulteriori. Pertanto, qual è la via del non conflitto? Ahimè, risulta difficile perché non siamo abituati a separare l'emotivo dal pensiero. Quindi, qual è la strada? La possibilità è imparare ad amare. La frutta non è in grado di gratificarmi come la lasagna, ma io razionalmente comprendo, iniziando a studiare, perché sono stato educato nella via, che la frutta mi genera gioia, mi genera felicità. Ho compreso che non mi ottundo i sensi e quindi sviluppo all'interno di me un amore, una passione verso questo tipo di alimento, fino a sperimentarla su me stesso. Quindi il pensiero lucido mi crea questa emozione, che è una sorta di innamoramento, perché io continuamente lo alimento con la sperimentazione, con la gioia che ne traggo, con il piacere di entrare in contatto con altri e il piacere che è generato dal mangiare i frutti che non mi ottunde i sensi. Questa ulteriore emozione che mi gratifica sempre di più mi genera un nuovo stato emotivo, che è stato strutturato però in modo armonico innanzitutto, ma è stato strutturato in modo consapevole. Quindi questa parte sarà quella che farà l'ago dalla bilancia sul vecchio condizionamento che è stato immagazzinato in modo inconsapevole. Avrà il peso maggiore in quanto appunto è stato generato consapevolmente, pertanto sarà in grado di sostituirsi al vecchio condizionamento in modo semplice, ma con un raziocinio logico che ha permesso appunto di strutturare un'emozione diversa.
diversa ma consapevole. È chiaro? Ecco che, senza conflitto, io ho generato un'emozione nuova, un'emozione che sarà in grado di strutturarmi la capacità di gustarmi un piacere ulteriore, un piacere che è generato da un cibo naturale, da un cibo che non mi ottunde i sensi, ma mi permette di esprimere al meglio quelle che sono i miei stati sensoriali. Quindi, senza generare conflitto, io ho creato una nuova emozione che si sostituirà a quella vecchia. Pertanto, l'emozione delle lasagne, che era un'emozione insana, perché innanzitutto costruita in modo meccanico, ma poi legata a un cibo che non ha un effetto permanente di piacere, mentre l'introduzione del nuovo cibo, legato al fatto che io mi sono innamorato di quel tipo di alimentazione, che ho compreso l'utilità di mangiare in quel modo, che l'ho vissuta completamente in me, e quindi come risultante non ho i sensi preclusi, ottundi da una cattiva alimentazione, mi ha generato una forza di poter sperimentare questo piacere che ha un aspetto duraturo, in quanto il mio corpo, nell'alimentarsi correttamente e in armonia con le leggi dell'universo, mi permette di sperimentare sempre di più questo piacere che è permanente. Quindi, senza un conflitto, senza generare un conflitto all'interno di me, ho sostituito un vecchio condizionamento, un vecchio piacere che aveva una natura di tipo non permanente, con un piacere che ha una natura di tipo permanente. Tutto senza il conflitto, semplicemente utilizzando la fredda logica, il freddo raziocinio. Vi è solo un limite, in quanto ci siamo appena detti adesso, che noi non siamo stati educati a separare le emozioni dalla mente. Quindi in questo ci serve un'educazione, ci serve un insegnamento, una preparazione. Osservate questa cosa. Noi genericamente consideriamo una cagata che abbiamo fatto una situazione accettabile perché ci procura delle emozioni negative, ma una cagata rimane tale. È inutile che si cerchi di trasformarla attraverso una scusa in qualcosa di utile. Una cagata è una cagata, quindi non ce n'è, e questo dovrebbe essere il modo con cui dobbiamo utilizzare il pensiero. Se abbiamo fatto una stronzata, tale rimane. Non è che la trasformiamo in qualcosa di utile solo perché non vogliamo ricevere l'emozione negativa che questa ci dà. Una cagata rimane tale. E questo è il pensiero. È quello che è, senza nessun'altra possibilità. Lucido, freddo, glaciale. Quello che è, senza altra possibilità. E questa rappresenta la logica. Non vi è possibilità di sbagliare, perché quello che abbiamo analizzato è quello che è. Poi non è detto che in senso assoluto noi non possiamo sbagliare, ma non vi è identificazione in questo. Quindi, se abbiamo fatto una deduzione sbagliata, poi la correggeremo, ma non siamo stati imprigionati nell'emozione negativa che ne sarebbe derivato, ma lucidamente l'abbiamo osservata. E questa è la logica. Molto semplice. Per poter sviluppare la logica e questa freddezza nella ragione, quindi della logica pura,
Io mi inviterei alla lettura di Krishnamurti. Krishnamurti è un personaggio che ha molto sviluppato nei suoi discorsi e nei suoi scritti quello che è l'aspetto della logica fine a se stessa, ma fine a se stessa nel senso che viene analizzata ed è difficile smentirla perché è quello che è. Krishnamurti aiuta molto a sviluppare la logica e distaccare il pensiero dal sentire. Il suo lavoro è stato proprio quello di sviluppare questa capacità. Quindi io consiglio molto la lettura di Krishnamurti. È così e basta. Questa è la caratteristica del pensiero e questo è quello che Krishnamurti aiuta a sviluppare attraverso la lettura dei suoi testi. Poi, come ci siamo appena detti, non è che in assoluto la verità rimane quella, perché quando noi apprendiamo maggiori cose, maggiori dati, magari scopriamo che quello che abbiamo dedotto non è corretto, ma non ha nessuna importanza, correggiamo il tiro, non siamo coinvolti nella penalizzazione di quella che potrebbe generarsi a seguito di un'emozione negativa. Ma con la fredda logica del raziocinio, noi possiamo scegliere quello che è e semplicemente reagire di conseguenza, in modo molto semplice e armonico, senza nessun complesso di colpa, senza nessuna cosa brutta. Allora, concludiamo qui questa nostra chiacchierata, ricordandovi, quello che nel prossimo appuntamento, quindi la terza parte di questo che sarà il nostro discorso sul piacere, dove approfondiremo ancora l'idea del dolore collegata al piacere. Il dolore che deriva dall'attaccamento al piacere. Quindi parleremo anche dell'attaccamento, dove diremo e spiegheremo che se esiste attaccamento non vi è possibilità di provare piacere. Porteremo ancora avanti il discorso nel prossimo appuntamento, approfondendo ancora la tematica del piacere e guardando ancora in particolare altri esempi per approfondire questa complicata tematica che rappresenta, scoperta la quale, una possibilità semplice di vivere la vita nella gioia, nella pienezza e nella leggerezza, nella levità che la possibilità di provare piacere nella nostra vita ci potrebbe offrire. Con questo vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fin qua. E vi lascio un compito per poter seguire il prossimo appuntamento. Rivedetevi le parti dove spieghiamo dove viene spiegato il piacere, la prima parte, perché servirà per compensare l'introduzione della terza parte. E questo servirà per avere una panoramica più completa su questo argomento e per ricevere in una possibilità futura un insegnamento vero e reale per poter sviluppare il piacere all'interno della nostra vita. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao!